Benvenuti ed eccovi qua nel mio canale di cucina Le ricette di Gian. Oggi voglio proporvi un dolce veramente soffice e buonissimo, un pancake a lievitazione naturale con doppio impasto, doppia lievitazione. Un dolce morbidissimo, sofficissimo, buonissimo, da provare assolutamente. Ingredienti: primo impasto, 210 g di farina manitoba, 100 g di lievito madre, 60 g di zucchero, 70 g di burro, 90 g di acqua, 4 tuorli d'uovo. Procedete con la preparazione. Sciogliete il lievito madre nell'acqua con un cucchiaio di zucchero previsto nella ricetta. Dopodiché mescolate con la foglia per qualche minuto a velocità bassa. Poi aggiungete qualche cucchiaio di farina e continuate a miscelare l'impasto fino a che non risulterà morbido. A questo punto, in sequenza, aggiungete un tuorlo, un cucchiaio di zucchero e della farina. Incordate l'impasto e aggiungete il resto dei tuorli e zucchero e farina sempre nella stessa sequenza. Amalgamate bene gli ingredienti prima di ogni aggiunta. Dopo aver incordato bene l'impasto, aggiungete il burro ammorbidito a temperatura ambiente poco per volta. Il burro dovrà amalgamarsi bene prima di ogni aggiunta. Dopo aver amalgamato bene il burro, montate il gancio e chiudete l'incordatura. L'impasto dovrà risultare liscio e lucido. Ora trasferite l'impasto in un contenitore e copritelo con la pellicola. Lasciatelo lievitare fino a che non triplicherà del suo volume. Ci vorranno dalle 8 alle 12 ore, ma tutto dipende dalla forza che ha il lievito madre. Ed ecco l'impasto triplicato. A questo punto siete pronti per la successiva operazione, vale a dire per il secondo impasto. Vi elenco gli ingredienti: 100 g di farina manitoba, 50 g di zucchero, 40 g di burro, 5 g di sale, una bustina di vanillina e 200 g di marmellata di albicocca. Trasferite l'impasto triplicato nella planetaria e azionate la macchina a velocità bassa per un paio di minuti. Dopodiché cominciate ad aggregare gli ingredienti: zucchero e farina, alternato sempre in sequenza e sempre prima di ogni aggiunta. L'impasto deve essere ben incordato. Dopo qualche cucchiaiata di zucchero e di farina, aggiungete una bustina di vanillina e continuate ad impastare e incordare la massa prima di ogni aggiunta di ogni altro alimento. Dopo aver aggiunto tutto lo zucchero e la farina, come ultimo ingrediente andrete ad aggiungere il sale. Dopo aver aggiunto il sale, chiudete l'incordatura. Dopo aver incordato l'impasto, aggiungete il burro ammorbidito a temperatura ambiente, aggiungeteli poco per volta e a fiocchetti. Prima di ogni aggiunta, l'impasto deve essere ben miscelato, il burro deve essere ben amalgamato con l'impasto. A
questo punto l'impasto è ben incordato, si stacca facilmente dalla planetaria e dovrà risultare liscio e lucente. Ora lasciate riposare l'impasto per una trentina di minuti. Dopodiché ribaltatelo sopra un piano di lavoro su un foglio di carta da forno e stendetelo con le mani. Dopo aver steso l'impasto, procedete con la farcitura. Io ho congelato delle gocce di marmellata. Comunque è possibile anche farcirlo o cucchiaiate oppure come sto facendo io nel video. Ora arrotolatelo e poi chiudetelo ai lati. Dopodiché disponetelo in uno stampo da pancake da 1,5 kg e lasciatelo lievitare nuovamente fino a che non arriverà al bordo. Una volta lievitato, cospargetelo con dello zucchero di canna e dello zucchero a velo. Dopodiché cuocetelo a forno caldo statico a 160 gradi per 40 minuti. Ed ecco voi il pancake a lievitazione naturale appena sfornato. Una vera delizia, una nuvola soffice, fragrante, da provare assolutamente. Vi invito a provare questa mia ricetta e di lasciarmi un commento. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video mettete un like. E se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta e mi raccomando, condividete i miei video.